Amici carissimi di Network Azzurra, buongiorno a tutti e bentrovati. Prima di iniziare però volevo salutare la nostra simpatica Quirina da Pedestrina, che ovviamente ci segue sempre e ci dà la forza di andare avanti. Ciao Quirina! Dunque, contestualmente all'irruzione di aria artica che abbiamo avuto lo scorso giorno, le temperature, come tutti ci siamo accorti, sono notevolmente abbassate, anche le massime sono rimaste molto basse ieri e torneranno ad esserlo oggi. Quindi contestualmente a questo prevediamo una giornata molto bella, ma naturalmente molto fresca anche nel pomeriggio, nonostante il sole possa, diciamo, scaldare abbastanza, ma comunque non dovremo andare oltre i 19-20 gradi. Temperature minime che naturalmente guadagneranno ancora punte più basse, naturalmente rimarranno sotto i 12-14 gradi in buona parte della regione, ma nella pianura padana più inoltrata abbiamo toccato anche i 4-7 gradi. Questa situazione si protrarrà sicuramente fino alla giornata di giovedì, quando questa massa di aria artica sarà ormai traghettata verso i Balcani, quindi la Grecia e la Turchia, e quindi si farà strada un promontorio anticiclonico piuttosto robusto che garantirà un aumento della pressione e contestualmente un aumento anche delle temperature. Quindi in pochissimo tempo, in meno di 72 ore, passeremo da una situazione di temperature sottomedia a una situazione di temperature nuovamente sopramedia. Ovviamente non avremo i 30 gradi, ma ci avvicineremo tranquillamente ai 25-26 gradi all'altezza di sabato e domenica. Quindi con un tempo decisamente ancora autunnale, ma soprattutto ancora più caldo. Per quanto riguarda oggi, quindi una giornata simile a ieri, però avremo una diminuzione del vento. Quindi staremo leggermente meglio, però ancora aria fresca. Probabilmente la nottata più fredda in assoluto sarà quella tra questa notte e giovedì, dove andremo probabilmente sotto gli 11 gradi. Ciao a tutti, ci vediamo domani.